Oggi è il 27 gennaio, la giornata che è dedicata al giorno della memoria. E il Boggiolera, come ogni anno, la celebra ricordando le vittime della Shoah e mostrando alla città un luogo, diciamo, aprendosi dalla città, un luogo che in realtà è più unico che raro, cioè il rifugio antiaereo della Regia Questura, costruito nel 1936 e che si conserva all'interno dell'istituto. Dobbiamo ai ragazzi del triennio 2015-2018 la riscoperta di questo rifugio e i ragazzi sono i protagonisti in assoluto della valorizzazione del rifugio e illustrano ai visitatori la storia che sta all'interno ovviamente di un contesto che è quello del Liceo Poggiolera, straordinario, il monastero Benedettina, la Santissima Trinità, che è uno scrigno, diciamo, pieno di storia. E nella vicenda, diciamo, legata alla valorizzazione del rifugio, si vede ancora più, come dire, quanto il Boggiolera, sia comunità e sia una comunità educante che riesce in qualche modo a valorizzare sempre il lavoro dei ragazzi e dei docenti.